Play 38, la nostra TV come non hai mai visto prima. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera e benvenuti a questo martedì di Ta-da, prontissimi per questa nuova puntata ricchissima di argomenti e di ospiti con i quali parleremo, ormai lo sapete, di botanica, animali, eventi, sicurezza e tanto tantissimo altro. Quindi direi di iniziare e lo facciamo da Rock and Safe. Stefano, ben ritrovato. Buongiorno. Ma anche oggi abbiamo gli stessi colori. Margherita, siamo a primavera e quindi... Lo abbiamo fatto apposta, ci siamo messi d'accordo. Questa volta lo abbiamo fatto apposta, dopo tante puntate per la prima volta, sì. Come stai, quindi tutto bene? Molto bene, molto bene. In compagnia di un ospite speciale, ce lo presenti? Sì, la settimana scorsa ci siamo divertiti, allietati con della bellissima musica. E oggi invece avremo musica per le nostre orecchie, perché Claudio Galli, che sono felicissimo di avere come ospite, è una persona che ha una grandissima esperienza nel rapporto alle persone, nelle aziende, e quindi condividere, no? Siamo un po' dei musicisti anche durante il lavoro, perché dobbiamo comporre quelle certo. giuste armonie per convivere bene e fare in modo che il lavoro non sia solo il tempo che investiamo per prendere una retribuzione, ma perché diventi passione, stile di vita e tante altre cose. Quindi buonasera Claudio e benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. Presidente dell'Associazione per la Direzione del Personale dell'Emilia Romagna. Quindi in questi tempi così incerti, qual è l'argomento più discusso da parte di coloro che si occupano di risorse umane? Gli argomenti sono tanti, volendolo sintetizzare è il cambio di paradigma. Noi andiamo verso un congresso nazionale quest'anno dell'Associazione dei Direttori del Personale, in cui proprio il cambio di paradigma, sostenibilità, inclusione, organizzazioni ibride è un po' la chiave di volta. E questo vale anche in funzione di migliorare quella che è la condizione, quello che è il come si sta al lavoro e anche quella che è la sicurezza vera e propria. Si parla molto di benessere quindi sul lavoro, ma si pensa, pensando al notevole aumento che c'è di dimissioni volontarie, quindi perché questo? Cos'è che porta questo essere insoddisfatto da parte appunto dei lavoratori, no? Intanto il fatto che abbiano consapevolezza di quello che vogliono è amplificata dalla rivoluzione digitale, non certamente solo dalla situazione Covid, ma anche dalla situazione Covid che ci ha forzato a leggere le situazioni, la famiglia, le relazioni in maniera completamente diversa. Ha certamente dato una spinta, ma ha dato una spinta a qualcosa che c'era già, cioè la Great Resignation è partita negli Stati Uniti ben prima del Covid. In Italia la stiamo sentendo molto meno che nei paesi anglosassoni, dove cambiare lavoro ogni 2, 3, 4 anni è la norma, mentre invece qui la norma è ancora rimanere per molto più tempo con lo stesso datore di lavoro. Certamente è qualcosa che impone alle aziende un cambio, un salto di paradigma, appunto, avere più al centro la persona, ascoltare di più quelle che sono le esigenze anche singole delle persone e certamente mettersi nell'ottica che il cambiamento anche di lavoro, di marcia, di situazione, di contesto, è qualcosa con cui dovremo vivere e convivere.
Certo, lei ha oltre 30 anni di esperienza nel mercato dei veicoli a motore, quindi si tratta comunque sia di un ambiente dove i rischi per i lavoratori di chi opera in fabbrica sono molto importanti. Di conseguenza, come si unisce l'impegno alla cura delle persone da parte dei responsabili del personale a quello dei responsabili della sicurezza? Si lavora in squadra soprattutto quando l'uno e l'altro si muovono come manager e non come super specialisti, cioè lo specialista indipendente, quello che snocciola la sentenza o che dice semplicemente cosa si deve fare dando prescrizioni, ma poi non condividendo, non vivendo assieme, non facendo esempio, funziona abbastanza poco. Invece è molto facile mettere in piedi squadre che non sono solo chi si occupa di personale o chi si occupa di sicurezza. Io ho un esempio assolutamente virtuoso: nel periodo Covid, dopo il lockdown, anzi durante il lockdown, con organizzazioni sindacali, servizio di sicurezza e capi reparto, abbiamo lavorato assieme per costruire dei protocolli condivisi su cui tutti si sentivano impegnati, che hanno permesso anche di riprendere l'attività, certo, nel nostro caso alcune settimane prima rispetto anche ad altre aziende. Quindi è lavorare assieme che fa la differenza. La differenza. Grazie Claudio, grazie Stefano, quindi stiamo capendo che tutte le volte che si parla di sicurezza si parla anche di consapevolezza. Consapevolezza e cura delle persone, come ha detto appena ora Claudio, ci vuole un lavoro di squadra. Benissimo, grazie mille, a dopo. Perché adesso andiamo avanti parlando dell'Istituto Vasari. E ci troviamo insieme ad un ricchissimo parterre dell'Istituto Vasari. Sto parlando del docente di cucina Rosario Caruana, benvenuto. Sì, bene, benvenuta. E dei tre alunni Corinna Castri, Andrea Tardugno e Maria Vittoria Butali. Benvenuti anche a voi. Grazie. Grazie. Allora, professore, ripetiamo qual è innanzitutto l'offerta formativa che offre l'Istituto. Sì, il nostro istituto si articola con quattro indirizzi fondamentali che si calano perfettamente nel nostro territorio. Uno è ambiente e territorio, l'altro è liceo scientifico, poi c'è, diciamo, l'agrario all'interno e poi c'è l'alberghiero, di cui noi siamo i maggiori, diciamo, esponenti. L'alberghiero che poi a sua volta si divide in sala e bar, cucina e pasticceria e ricevimento e portineria. Docente di cucina, quindi la domanda mi sorge spontanea: cosa serve oggi per essere un bravo cuoco? Allora, oggi bisogna distinguersi, oggi bisogna fare la qualità e per fare la qualità bisogna partire da una formazione piuttosto intensa e molto seria, quella che appunto anche l'Istituto Alberghiero, di cui faccio parte, insomma, dà in maniera molto precisa e netta. Quindi date molta importanza alla formazione di conseguenza. Sì, è fondamentale, attraverso anche l'opportunità che diamo ai ragazzi di frequentare gare, concorsi e manifestazioni con l'esterno anche della scuola stessa, oltre che con l'interno. Accidenti, che tavola abbiamo oggi, ragazzi! Avete lavorato, eh? Abbastanza. Parecchio. Indirizzo di cucina? Anni? Cioè, anno? Quinto anno. Quinto? Quinto. Quarto. Siete prossimi al diploma? Sì. Sì. Cosa ci presentate oggi? Allora, presentiamo una mousse con dentro una mousse alla Kermes con una bavarese e questa frolla, una frolla classica, e questo biscuit alla Kermes, anche questo, con vari cioccolatini e accompagnamento con... Vi faccio i miei complimenti anche perché sono presentati davvero bene. Andrea, te hai appena vinto un concorso nazionale. Sì. E il dessert in questione è questo, una sfera, un cremoso al cioccolato bianco con questa appatura all'Alkermes, con all'interno questi cake, una base spugnosa, morbida, all'Alkermes.
è tutto cappato con questa diciamo... Quindi esatto. Vediamo quello azzurro e giallo. No. So, solo quello azzurro. Esatto. No, quello queste, rosa. Queste sfere qui, esattamente. Questi... Benissimo. Zucchero salato cristallizzato per ricordare, diciamo, la bandiera dell'Ucraina. Certo, certamente. Quanto ha impiegato, quindi, a pensare? È un dessert che sì. Nasce 2 mesi prima del concorso. Abbiamo studiato insieme al professore, insieme ad altri docenti e anzi insieme anche ai compagni che mi hanno supportato parecchio. E ci abbiamo quindi lavorato 2 mesetti all'incirca con prove per arrivare, diciamo, alla perfezione. È stato anche un po' un lavoro di squadra? Cioè, certamente. Molto importante questo. Cucina parecchio. Cosa hai provato quando hai vinto? È un'emozione che tutt'oggi, se ci ripenso, mi vengono i brividi. Un'emozione che è difficile da raccontare, però molto, 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 molto bella e soddisfacente. Mentre ti sei al quarto anno, sì. Perché hai scelto l'istituto? Beh, ho scelto l'istituto Vasari più che altro perché dà un'opportunità per il mondo del lavoro molto ampia e professionalizzante, soprattutto nell'ambito dei corsi e concorsi, sia all'interno della scuola ma anche extrascolastici, che ti mettono nel mondo del lavoro nella maniera più bella e agevole, proprio adattata sulla persona. È importante avvicinare gli alunni al lavoro? Beh, fondamentale direi. Tutto parte ovviamente da una predisposizione di base che è dovuta a quella che è una passione di fondo. Certo. Parliamoci chiaro, il nostro lavoro è un lavoro intenso, piuttosto faticoso, però è anche affascinante, è meravigliosamente affascinante, perché la trasformazione della materia prima in prodotto finito e un prodotto finito bello a vedersi e buono a mangiarsi è qualcosa di straordinario. Un connubio che vince. Che funziona. Sono d'accordo. Grazie professore e grazie ragazzi. Dopo grazie. I sogni nel cassetto, eh? Bene. Adesso andiamo avanti con il Vin Italy 2022. Quindi torniamo a parlare della 54esima edizione del Vin Italy 2022 in programma in questi giorni, 10-13 aprile. E siamo in collegamento. Buonasera, mi sente? Ciao Carlotta, buonasera. Come sta andando? Sì, molto bene, molto bene. C'è un po' di confusione, non so se mi sentite bene. Sì, siamo, ecco, ora la sentiamo, siamo, forte e chiaro. Bene, siamo contenti, era 2 anni che volevamo ritornare, vedere da vicino il pubblico del Vin Italy e rincontrare i nostri operatori che non ci vedevamo da qualche anno, ecco. Tutto interessante. C'è una buona affluenza, veniamo per far conoscere i nostri prodotti e abbiamo un buon consenso da parte di tutti, ecco, siamo contenti. Ecco. Parliamo di oltre 70 degustazioni. Sì, cioè l'affluenza di pubblico che ama il vino è forte e questo ci inorgoglisce, ecco. Siamo molto contenti, ecco. Noi portiamo in degustazione la nostra Maremma con le nostre tipologie che vanno dal vermentino, vini autoctoni, cui contiamo. Giulio, mi sente? Antonica, vermentino di confronto. Sì. Ok. Ti abbiamo perso per qualche secondo. Sì, pronto? Okay. Sì, ci siamo! È complicato, la connessione non è delle migliori, ecco. Non importa. Stavo dicendo che portiamo
portiamo qua i nostri autoctoni dal vermentino al ciregiolo fino al nostro modellino di Scanzano. Ecco, siamo felici di portare questa parte di Maremma, di Toscana, ecco, all'interno di questa kermesse. Ecco, sono stati giorni importanti, faticosi, ma ricchi di soddisfazione. Ecco. Per chi è dedicato l'evento, lo ripetiamo, e chi volesse partecipare all'ultima giornata di domani? È domani, a tutti coloro che vivono di vino, lavorano nel settore, e anche agli amanti, ecco, perché anche coloro che sono dei consumatori sono invitati per provare, ecco, i nostri prodotti e dimostrare il lavoro sia in vigna ma anche in cantina, che è faticoso e che deve dare soddisfazione a tutti, ecco. Lo ripetiamo anche che è un evento in sicurezza? Certo, è in sicurezza. Cerchiamo di fare il possibile, ecco, e quindi siamo felici, ecco, di tutto ciò. Ci voleva, ecco, ci voleva veramente. Noi siamo davvero felici che, insomma, stia andando davvero alla grande, Giulio. Sì, grazie. In bocca al lupo e a presto. Vi saluto a tutti. Grazie, Giulio. Adesso andiamo avanti, do la linea a colui che sa sempre tutto, il nostro Simone con Alchimia Botanica. Ta-da! Grazie Carlotta, eccoci qua, dopo che abbiamo visto la cooperativa Terre dell'Etruria, che era con noi la settimana scorsa per parlare di olivo, oggi Vinitaly, questa grande kermesse finalmente in presenza dopo davvero 2 anni di silenzio. Si sta ripartendo, l'agricoltura italiana ha bisogno anche di questo, ma noi siamo qui per parlare di piante. Tanto un saluto a tutti gli appassionati di agricoltura, giardinaggio, ambiente e vita all'aria aperta. Adesso le temperature stanno salendo, oggi addirittura vento di scirocco che ci porta a un inizio quasi, non dico d'estate, ma insomma di tarda primavera, questa settimana che precede per l'appunto la Pasqua. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di una pianta che è tipica proprio della settimana di Pasqua e delle festività pasquali, ovvero sia l'ortensia. L'ortensia che, come certamente tutti gli appassionati e tutte le appassionate sanno, è una pianta acidofila, come del resto lo sono azalea, gardenia, erica e rododendro. Cosa significa pianta acidofila? È una pianta che ha bisogno che il terriccio o il substrato nel quale cresce, il terreno nel quale cresce, abbia un pH, perché il pH, ormai lo sappiamo, l'indice dell'acidità, pure dell'alcalinità, sia ampiamente sotto il 7. Il 7 è il pH neutro. Quando ero un giovane studente con la cartina di tornasole, il 7 faceva diventare la cartina di tornasole arancione e significava proprio essere in ambiente neutro. Mentre un ambiente acido, come del resto necessita l'ortensia e le altre acidofile, deve avere il terriccio, appunto, o il terreno, un pH intorno al 3-3,5. Ci sono in studio degli atleti, non voglio anticipare perché degli atleti, degli animali davvero atleti, dei soggetti atleti, peraltro una razza di cani autoctona, quindi davvero particolarmente bella e legata proprio alla nostra penisola, ma tra un po' lo vedremo. Quindi quello che sentite sono questi atleti che stanno un po' fremendo perché avrebbero bisogno di correre invece di essere qui, ma davvero faranno, lo vedrete, davvero una bellissima figura tra un po'. Ma ritorniamo alle nostre piante acidofile. Abbiamo detto un pH intorno al 3-3,5, perché se così non fosse, quali sono i problemi che hanno tutte le piante acidofile e anche l'ortensia? L'ingiallimento particolare delle foglie, ma perché particolare? Perché non è un ingiallimento che interessa tutta la pagina fogliare. In questo caso
potrebbe essere una carenza di azoto. No, l'ingiallimento è un ingiallimento caratteristico perché la pagina fogliare è gialla, per l'appunto sentite, la pagina fogliare è gialla e le nervature verdi. Ecco, in questo caso è una clorosi, si chiama così, clorosi ferrica, perché il ferro non viene reso in ambiente alcalino disponibile per queste piante e quindi le foglie immediatamente manifestano questa fisiopatia, perché non è una patologia. E quindi noi dobbiamo assolutamente, se siamo in presenza di questa caratteristica, intervenire con chelati di ferro, cioè con prodotti che siano immediatamente assorbibili e che facciano tornare le foglie verdi. Certamente dobbiamo anche però acidificare il terreno, e questo, ripeto, vale per tutte le acidofile. Con che cosa si acidifica il terreno? Con fertilizzanti tendenzialmente acidi, ad esempio il solfato di potassio può essere un fertilizzante adatto per acidificare. Ma torniamo alle ortensie. Molte volte le domande degli appassionati sono: ma perché le mie ortensie non fioriscono? Quale può essere il problema? Ecco, è un problema molto semplice. L'ortensia tipica, l'idrangea macrofilla, che è quella che abbiamo in studio, peraltro dobbiamo ringraziare l'azienda agricola Brogioni Le Mosse di Colle Valdelsa a Siena, che ci ha permesso appunto di portare queste magnifiche piante in studio. L'idrangea macrofilla, quella, ripeto, più caratteristica delle ortensie, che ha questi fiori molto grandi, questa, diciamo, particolare ortensia deve avere una potatura particolare, ripeto un'altra volta l'avverbio, ma di questo ne parleremo successivamente. A te, Carlotta. Grazie mille, Simone. Andiamo avanti perché siamo in collegamento con Paola Alberti, una delle sei mamme che hanno deciso di dedicare le lettere scritte ai figli persi a tutte le mamme dei paesi in guerra. Lettere che poi sono state raggruppate dando vita a un libro, Lettere senza confini. Grazie Paola per essere con noi e benvenuta. Grazie a voi, buonasera a tutti. Che dire, è bello ritrovarsi perché noi siamo venute anche lì direttamente a parlare di questo libro, io e Gaia Simonetti, la quale è l'artefice del libro di queste, è quella che è riuscita ad unire tutte noi, perché noi siamo sei mamme che vengono da varie zone. Ci sono io e un'altra di Firenze, una di Cerreto Guidi, che è vicino a Firenze, un'altra di Mantova, una di Rieti, cioè ora sta a Rieti, ma prima era da Amatrice, chiaramente, e Gaia. Quindi noi insieme abbiamo voluto portare diciamo le nostre storie in giro per il mondo, perché abbiamo capito che parlando si riesce a volte, cioè molto spesso, ad unire le anime, certo. Perché sono queste che si uniscono, le anime, e noi ci siamo unite e siamo veramente diventate un'anima sola, perché purtroppo quando succedono delle situazioni di questo genere, uno perde un figlio in qualsiasi modo succeda, è sempre una perdita che fa una ferita profonda, una ferita particolare. Questa ferita poi, diciamo che chi l'ha provata, basta uno sguardo e si capisce subito. E quindi questo fa in modo di unire le nostre energie. Cos'è per voi il coraggio? Il coraggio di andare avanti? È proprio questo, sapere che portare la nostra esperienza può aiutare qualcun altro che deve affrontarlo, e quindi possiamo aiutare qualcuno, perché questo, diciamo, pensare che si può aiutare ci fa bene e ci rende forti e coraggiose. State anche
aiutando, in quanto le vostre lettere, ecco, dalle vostre lettere sono state anche generate borse di studio. Sì, in questo soprattutto ad Amatrice, la mamma di Filippo, che è stato ha perso Filippo sotto il terremoto di Amatrice, appunto, e loro hanno costituito un'associazione, l'associazione Il Sorriso di Filippo, con la quale tutti gli anni fanno delle borse di studio, abbiamo già dato delle borse di studio a due ragazzi, sono già stati premiati, e poi soprattutto un altro ragazzo si è laureato quest'anno durante la pandemia, insomma ci ha fatto molto piacere. Comunque ogni anno si cercherà di fare delle borse di studio, ognuna di noi le farà. Le altre mamme sono Gaia, Laura, Stefania e Stefi. Sì, esatto. Infatti, vi salutiamo in questo momento e vi ringraziamo, ecco, per quello che fate. Grazie a voi che ci permettete di farci conoscere, perché per noi è veramente importante poter aiutare qualcuno, anche solo con una parola, con un sorriso o così. Insomma. Grazie a voi, grazie Paola. Dopo andremo avanti, ma appunto saremo in collegamento con la giornalista che ha curato il libro, Gaia Simonetti. Grazie a tutti. Grazie mille. Adesso andiamo avanti, si sono già presentati da soli, quindi con Il mondo degli animali. Ta-da! Emily, ben ritrovata. Eccoci, Carlotta, come dicevi te, si sono già presentati i nostri da soli ospiti di oggi. Queste meraviglie italiane, come anticipava Simone. Ringrazio Vanessa Butini perché ha portato qui in studio due esemplari di Segugio Italiano. Sono due esemplari meravigliosi. Meravigliosi, infatti. Benvenuta Vanessa. Piacere, buonasera. E infatti, meravigliosi, abbiamo anche qui un campione, vero Vanessa? Sì. Il nome Rolex, quindi insomma. Rolex. Il prestigio. Il nome dice tutto. Nome. E poi abbiamo Bobby. Il giovanotto Bobby, che si è fatto sentire. Ma si è calmato tutto insieme. Si è calmato, ma non lo diciamo troppo, perché poi se no si rianima. Che ovviamente, essendo giovane, è pieno di energia e insomma era abbastanza. La mia domanda è stata, hanno un carattere completamente diverso? No, brava, Carlotta, non è il carattere, è l'età. È l'età. Rolex ha 9 anni e insomma è ormai un cane adulto col suo carattere. E Bobby ovviamente 18 mesi nel pieno delle sue energie e insomma deve anche un po' imparare un po', ecco, alcune regole, giusto Vanessa? Ancora. Però insomma parliamo oggi di questa meravigliosa razza, sì, che è anche un orgoglio italiano, perché è una razza italianissima, molto antica, infatti addirittura li ritroviamo in molte, diciamo, raffigurazioni anche egizie, perché i fenici portarono questi cani in Egitto come cani da corsa, quindi ecco, hanno proprio un passato anche lì, come ovviamente anticipava Simone, ma Simone ormai sa tutto di tutto, quindi anticipa, sono cani atleti e quindi anche ovviamente la loro morfologia parla appunto di questo, infatti sono cani metamorfi con un diciamo body shape perfetto, in quanto ora Rolex non tirare perché sennò poi ti dà noia il collare, scusate. Il body shape, dicevo, è perfetto perché infatti rientra perfettamente in un quadrato, ovvero cosa vuol dire? La lunghezza è uguale all'altezza algarrese, quindi sono razze che hanno una morfologia, diciamo, perfetta, perfetta simmetria, una corporatura robusta, muscolosa, ma molto asciutta, proprio da atleta, il grasso qui non esiste. E sono cani, come diceva anche Simone, che hanno bisogno di tanto movimento. Quindi sono una bellissima razza, con un carattere che ovviamente poi si stabilizza e diventa anche un cane molto equilibrato e molto dolce. Ok. Che però ha bisogno di muoversi, ha bisogno quindi di sfogare questa sua esigenza innata da cane da caccia. Tutti i giorni, per più volte al giorno?
Sì, comunque devono avere la possibilità di veramente quotidianamente muoversi tanto tanto. Vanessa me lo può confermare, sì. Sono cani che comunque tu li tieni, immagino, fuori. Sì, certo. Tante ore al giorno stanno fuori, sì. Per appunto dargli la possibilità di muoversi tanto, e poi loro amano ovviamente accompagnare il proprio padrone a caccia. Che se ne dica, anche se uno è un animalista convinto, però questi cani nascono proprio per la caccia, e dobbiamo considerare anche questo tutte le volte che scegliamo una razza, un segugio. Non lo dobbiamo mai, ecco, snaturare, perché certo, questo non è rispettare via, appunto, no. L'animale stesso. Sono anche cani che comunque si adattano bene a tante situazioni, vanno molto d'accordo anche con i bambini, quindi sono anche cani piacevoli anche per una famiglia, quindi, ecco. E che comunque vanno appunto considerati per la loro natura di cane da caccia. Quindi anche in questo caso consapevolezza. Consapevolezza, rispettare appunto le origini e le caratteristiche di ogni della animale. Razza. Grazie Emily, grazie Vanessa, ci torniamo più tardi. Adesso andiamo avanti, tornando a parlare dell'azienda agricola Ercolani. Ta-da! E ci troviamo in compagnia per la seconda volta di Massimiliano Ercolani, ben ritrovato! Salve, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene? Beh, tutto a posto. Ora siamo in piena campagna del carciofo. Perché la scorsa volta appunto abbiamo parlato dei vostri prodotti, però soffermandoci sulle zucchine. Sì. Oggi parleremo dei carciofi, ma sì. Prima facciamo un passo indietro. Rifacciamo anche il punto della situazione, anche riparlateci della vostra storia che vi contraddistingue. Allora, la nostra azienda nasce nel 1958 da mio nonno, che è venuto dalle Marche, è venuto in questa zona Vinturina in Val di Cornia, dove ha acquistato prima un terreno, poi due, e poi man mano coltivando carciofi, facendo barbabietole da zucchero e altri ortaggi, pian piano ha incrementato i suoi terreni. E fino ad arrivare ad oggi, grazie all'aiuto di mio padre, oggi possiamo vantare un'azienda con 60 ettari di terreno proprio, abbiamo una struttura coperta di 30.000 metri quadrati, abbiamo capannoni di 2.000 metri quadrati dove possiamo svolgere la nostra attività di produzione, e ci avvaliamo di dipendenti e persone anche a fianco a me valide, perché per andare avanti ci vogliono tutti i tasselli messi nel punto giusto e certo. Personale competente. Tutto questo appunto vi permette di offrire diversi prodotti. Sì, come prodotti, stavamo dicendo prima, i carciofi e diverse tipologie di carciofo. Sì, allora abbiamo... Si coltiva due varietà. Il tema è una varietà precoce del carciofo, ha bisogno di un terreno di medio impasto, tendente al sabbioso, e l'epoca di trapianto è giugno-luglio, e l'epoca di raccolta si parte da un 15 ottobre-novembre fino a gennaio. Che passiamo invece all'altra tipologia che è ora in commercio nei punti vendita, che è la varietà Terum. Ha bisogno di un impasto medio, ricco di calcio, con buona sostanza organica, ma soprattutto ci vuole un buon drenaggio. L'epoca di trapianto è circa metà di settembre, e l'epoca di raccolta si inizia dagli ultimi di febbraio, primi di marzo, dipende un po' dalla stagione, come porta il prodotto alla raccolta. La tipologia del capolino è a forma cilindrica, gambo corto, circa 8-10 cm, brattie viola con pochissime spine. È un top di gamma, è un carciofo premium, perché è tenerissimo, tenero.
si può consumare sia a crudo o cotto, ma è tenero. E la pianta può fare fino a 8-10 capolini per pianta. Gli ultimi due capolini, 2-3, poi dipende anche lì dalla stagione, sono destinati ai carciofini sott'olio. Quindi ecco, c'è un grande lavoro dietro. Sì. E tutto è merito, come ci stavi dicendo, anche del gruppo. Sì, perché se non si fa squadra, non si fa gruppo, non si va da nessuna parte. Rapporti con la Coop come vanno? I rapporti con la Coop è dal 2004 che abbiamo iniziato la prima collaborazione diretti. Per ora il tempo ci dice che per ora va bene le cose, perché siamo in crescita sia con i numeri sia con le vendite, e quindi per ora va bene così. Dopo ci dai anche qualche consiglio, magari per qualche ricetta con questi carciofi? Va bene. Grazie mille Massimiliano. A dopo. Se parlo di carciofi, ovviamente a questo punto arriva la cucina con il nostro Marco Tomberli. Buonasera, buonasera. Te sicuramente sei prontissimo. Super a darci pronto, questi consigli. Li stavo pulendo ora i carciofi, quindi sono prontissimo. Come ci stupirai in questa terza parte? Stasera farò un piatto presente nel nostro menù di Pasqua, che è una torta salata con carciofi. Quindi il protagonista assoluto del piatto. Non vedo l'ora di essere a te. Spazio alla cucina, ore? Alle 19. Benissimo, adesso andiamo avanti con Rock and Safe. Stefano, rieccoci qua. Eccoci qua. Siamo lasciati parlando di squadra, quanto è importante sì. Unire le passioni, le competenze, soprattutto per trovare poi la strada maestra tutti insieme. E appunto su questo Claudio ci ha dato già delle perle. Naturalmente quando si intraprendono dei percorsi, tante volte insomma dobbiamo affrontare dei cambiamenti e insomma, a volte la strada può essere non così semplice, però dipende anche dalle energie che ci mettiamo in campo. Poi Rock and Safe è proprio un progetto nato con l'obiettivo di diffondere una nuova cultura della sicurezza. Con la sua esperienza, cosa serve per generare e affermare un cambiamento fra le persone? Ma il primo elemento è consapevolezza, lo abbiamo già detto, cioè avere chiaro che i rischi non sono solo sul lavoro, i rischi sono dappertutto, anzi sono sulla strada in automobile, in bicicletta, in monopattino, sono in casa, la maggior parte degli infortuni è in casa e comportamenti diversi nelle stesse situazioni sono estremamente rischiosi. A volte siamo in azienda, ci mettiamo gli occhiali, ci mettiamo le protezioni, ci mettiamo i protettori acustici, poi andiamo a casa, facciamo esattamente le stesse cose senza protezioni, senza occhiali, e questo non va bene, perché nessun infortunio è accettabile e in tante situazioni gli infortuni poi hanno conseguenze anche nel medio e lungo periodo. Quante persone per martellare la lamiera senza mettersi le giuste protezioni acustiche poi si trovano sì. 50-60 anni che non ci sentono. Ecco, come stava dicendo Stefano, a volte bisogna avere il coraggio del cambiamento, con la consapevolezza che sappiamo cosa si lascia e non sappiamo cosa si trova. È giusto questo salto nel vuoto? No, non credo che sia un salto nel vuoto. Certamente il cambiamento è faticoso, è impegno soprattutto. È difficile perché? Perché tutto sommato la zona di comfort ha ottime caratteristiche. Abbiamo riferimenti precisi, sappiamo che misure prendere, però non possiamo pensare di rimanere nella stessa condizione. Facevo prima un esempio, 30 anni fa
togliere mettere la birra nelle mense aziendali era un progresso perché si toglieva il vino. Oggi pensare di mettere la birra nella mensa aziendale è quasi criminale. Quindi c'è un'evoluzione ed è un'evoluzione che dobbiamo vivere, dobbiamo migliorare continuamente, non ci si può assolutamente fermare, certo, a qualcosa anche di buono. Perché? Perché la situazione cambia in maniera talmente veloce che non possiamo non pensare anche noi di doverci adattare. Chi si ferma è perduto. Certo. No, ma chi si ferma sta fermo, ma il mondo si muove, quindi resta indietro. Ecco, e noi non vogliamo restare indietro. Il mondo della sicurezza quindi si basa soprattutto sull'analisi dei rischi e sullo studio delle misure preventive. Però non tutto è sempre prevedibile. Quindi, quando calcoli e statistiche falliscono, su quali competenze più umane, ovviamente, bisogna puntare per gestire una situazione di emergenza? Ma calcoli, statistiche, previsioni, bisogna conoscerle, poi però i comportamenti bisogna agirli e molto spesso il buon senso è la strada maestra. Difficilmente, io ho visto molti infortuni, ho visto moltissimi quasi infortuni, e sono quelli che funzionano meglio nell'insegnarci a cosa non fare, perché ci siamo arrivati vicinissimi, abbiamo rischiato di perdere un dito, di farci male, di perdere qualcosa e ci siamo arrivati molto vicini, quindi lo sappiamo. Mentre invece le statistiche, sì, se le statistiche dicono che uno su mille si martella l'unghia, vabbè, dicono sarà proprio la mia. Invece, servono anche proprio comportamenti, serve addestramento. Perché deve succedere proprio all'altro, cioè quella. Si dà sempre, capisco, per scontato che succeda a qualcun altro, no? Ma anche, in realtà, esatto, i comportamenti vanno abituati. Alcune in automobile, se abbiamo una posizione sbagliata, così prendiamo il volante nelle maniere più strane. Se facciamo la stessa cosa quando rischiamo di andare a sbattere, ci facciamo molto male. Molto male. Se invece abbiamo la posizione corretta, molto probabilmente non ci facciamo male. E occorre però anche conoscenza, cioè la competenza è importante. Da 30 anni abbiamo automobili che frenano molto meglio di come frenava anche un pilota. Si chiama ABS. Quasi nessuno sa che frenando anche molto velocemente con l'ABS si può sterzare, piano, non molto forte. E questo cambia, perché se stai frenando con tutta la forza che hai, il pedale del freno non si rompe, e sterzi, non vai sotto al camion che hai davanti. Ecco. E fa la differenza. E fa la differenza. Grazie, sì. Claudio, grazie Stefano. Argomento, prego, molto interessante. Non avevo dubbi. Come sempre. Ci torniamo più tardi. A dopo. Adesso invece torniamo a parlare dell'Istituto Vasari. Ta-da! E eccoci qua, professore, ragazzi. Quanto è importante anche l'aspetto visivo oggi nella presentazione di un piatto? Beh, l'aspetto visivo, devo dire che il primo senso che porta, diciamo, a una degustazione, no? E quindi se una cosa non è bella, è chiaro, è difficile che uno si appresta ad assaggiarla, no? Quindi l'aspetto visivo la fa la padrona. Tra l'altro si parlava anche di sicurezza, e nella formazione scolastica la sicurezza la fa la padrona ancora di più, perché i ragazzi con le piccole e grandi attrezzature sono soggetti a dei rischi giornalmente che vanno ovviamente formati, e questo è importante, con i vari dispositivi di sicurezza eccetera, che all'interno della scuola facciamo anche dei corsi mirati, insomma, su questo. Parlando di degustazione di bellezza, che dire, allora si va dalla conoscenza degli alimenti alla trasformazione degli alimenti, al gusto degli alimenti e alla bellezza degli alimenti, cioè sono quattro principi fondamentali che mettono a tavola quello che è giusto
diciamo, vedere e gustare. La scuola cerca di mettere tutti questi elementi a fuoco coi ragazzi, non solo all'interno del contesto scolastico, ma anche sfruttando quello che è il contatto con il territorio. Per esempio, noi abbiamo tante manifestazioni con il territorio. Una fra le più importanti che stiamo portando avanti, grazie al nostro preside Alessandro Papini, è quella con l'ospedale di Firenze, per esempio, dove facciamo ogni anno una cena di gala proprio destinata alla raccolta di fondi per l'ospedale. E questo per noi è un grande, diciamo, una grande occasione per i ragazzi, perché ci trasferiamo in determinate strutture del territorio con i nostri ragazzi e trasformiamo la materia prima in prodotto finito con il fine di aiutare i bambini del reparto di oncoematologia, ecco, dell'ospedale di Firenze. Quindi questo è chiaro che, ragazzi, vede, dove c'è formazione, dove c'è esecuzione del lavoro, c'è anche beneficenza, c'è anche altruismo, insomma, voglio dire, è un messaggio che arriva a tutto tondo. E devo dire che io ho 20 anni. Per il ragazzo è anche un arricchimento. Un arricchimento, un valore aggiunto. Un valore aggiunto. Quando io sono andato, diciamo, a vedere, diciamo, il risultato dei nostri, diciamo, del nostro ricavato all'interno dell'ospedale Meyer, per esempio, ho portato dei ragazzi e sono rimasti esterrefatti con quello che abbiamo raccolto, le attrezzature che hanno comprato, e lì ci siamo emozionati. Ero io con una squadra di 6 ragazzi che il preside ci ha autorizzato ad andare, devo dire, abbiamo fatto una visita. Ora, quando di più bello ci può essere nell'aiutare gli altri? E questo si percepisce attraverso i nostri ragazzi. Questo per le manifestazioni. Soprattutto in un periodo come questo. Per un periodo come questo, tanto che, insomma, voglio dire, oggi sempre viviamo un contesto un pochino delicato. Sì. Un pochino delicato perché veniamo da un periodo piuttosto difficile, e questo noi lo vediamo dai nostri ragazzi e da quello che c'è anche dietro ai nostri ragazzi, dalle famiglie. Si vede veramente che ci sono delle difficoltà, ci sono delle situazioni in cui la scuola, per quello che può, naturalmente, deve essere, diciamo, sempre più vicina a questi ragazzi. Ragazzi che sono qui presenti sono ragazzi brillanti di quinto anno, ma si ritrovano dietro 2 anni di un po' così, di alto mare. È stato un periodo molto incerto. Ecco, esattamente, un periodo incerto, un periodo dove no? Sono mancate, appunto, determinate esperienze del PCTO con l'esterno, insomma, eccetera. Ora, per fortuna, stiamo iniziando dal 3 al 7 abbiamo un concorso nazionale di pasticceria in Sardegna, e quindi lì in Sardegna, sì. Accidenti. In Sardegna ci andiamo, il preside ha autorizzato, una spesa piuttosto differente. Volate in Sardegna? Sì, voliamo in Sardegna. Io con due ragazze di quarto anno della classe pasticceria, insomma, e quindi andiamo a fare questo, diciamo, concorso assieme ad altre 32 scuole del panorama italiano, e quindi è un'occasione, un'opportunità per i nostri ragazzi, devo dire, eccellente. Poi vogliamo sapere come va, eh? Senz'altro. Grazie, professore. Ti aggiorno, Carlotta. Dopo vengo da voi, ragazzi, eh? Non mi sono dimenticata. Grazie mille. Adesso cosa succede, però? Che andiamo in pubblicità, ma restate sintonizzati perché Tadà torna subito. Rieccoci qua, prontissimi anche per questa seconda parte, e rendo la linea a colui che sa sempre tutto, il nostro Simone con Alchimia Botanica. Ta-da! Ta-da! Grazie, grazie Carlotta. Di fiori vestita, di margherita. Margheritina oggi, una margherita. Siamo in piena primavera. Eh sì, davvero, guarda, adesso siamo proprio in piena primavera, anche nei prati cominciano ad esserci davvero le margherite e anche poi il Tarassaco officinalis. In questi giorni fa bella mostra di sé. Parlavamo di ortensie, di piante acidofile, in modo particolare le ortensie. Avete visto anche però questa magnifica razza di cani, il
segugio italiano, è una razza da seguita, una razza da caccia da seguito, e proprio per questo mi sono messo questa cravatta che ha dei disegni che ricordano poi gli animali che inseguono questi meravigliosi animali. Prima la dottoressa Balatrice ricordava come ci siano davvero delle razze autoctone, in realtà anche da ferma, no? Pensiamo al bracco italiano e allo spinone italiano, che poi nel corso degli anni sono state soppiantate, queste razze italiane, dalle razze inglesi, il setter inglese, il pointer, pure anche irlandesi, pensiamo al setter irlandese. Quindi capirete come io sia un appassionato cinofilo, ma anche un appassionato di piante. Direi anche, essendo un agronomo, anche più di un appassionato. Ringraziamo ancora una volta l'azienda agricola Brugione Le Mosse, che ci ha permesso di portare in studio queste meravigliose ortensie. Parlavamo della potatura, poi parleremo del perché le ortensie possono essere anche di colori diversi. La potatura della Hydrangea macrophylla è una potatura che ha bisogno di una cura, abbiamo detto, particolare. Perché? Perché fiorisce sui rami dell'anno precedente. Quindi se noi per caso dovessimo potare male, e sappiamo come la potatura sia indispensabile, no? Per far fiorire e poi anche fruttificare certi tipi di piante, le piante da frutto. Se noi potiamo male, è chiaro che non abbiamo fiori. E allora molte volte il problema della mancanza di fioritura nelle ortensie, in questo tipo di ortensie in modo particolare, è l'errore di potatura. Ci sono altre ortensie, c'è l'ortensia paniculata, ad esempio, o l'ortensia arborescens, invece, che fiorisce sul ramo dell'anno, cioè quello che nasce in questa stagione vegetativa, quindi nel 2022. Ma abbiamo detto invece che la macrophylla fiorisce sui rami vecchi, come alcune tipologie di piante da frutto. Ricordiamo ad esempio l'olivo, addirittura fiorisce sui rami di più anni. Altre piante da frutto hanno questa caratteristica, i meli ad esempio fioriscono sui rami di più anni. Quindi da questo si evince come la potatura sia una pratica davvero indispensabile per la fioritura delle nostre piante. Abbiamo detto, e lo vediamo anche in studio, ortensie di vari colori. In questo caso abbiamo due esemplari, uno bianco e uno, potremmo dire, di un rosa scuro, ma ci sono anche ortensie blu. Da cosa dipende? Dipende certamente dalle varietà, quindi dal patrimonio genetico della pianta, ma dipende anche dall'acidità. Dicevamo prima come sia indispensabile che il terriccio o il terreno abbia un pH intorno al 3-3,5, perché non ci sia la clorosi ferrica, e un'acidità più bassa favorisce una fioritura, ad esempio rosa, rosa scuro o azzurra. Ci sono anche degli azzurranti. L'allume di rocca è un prodotto che serve proprio per far cambiare il colore ai fiori di ortensia. Importante è anche l'irrigazione, i patogeni che attaccano poi le nostre piante, sia le ortensie sia altre piante di acidofile, ma sia dell'irrigazione sia dei vari patogeni parleremo nella terza parte. A te Carlotta. Benissimo Simone, grazie, a dopo. Adesso andiamo avanti con Azienda Agricola Ercolani. Massimiliano, rieccoci qua, torno da te. Sì. Torniamo a parlare della coltivazione locale e di quanto sia importante la stagionalità del prodotto. Sì, il carciofo Moretto, carciofo Terum, che è la varietà, sposa bene con il clima che abbiamo qui da noi, che siamo proprio sulla costa. Siamo a 10 km dalla costa, quindi il terreno ha una buona esposizione al sole e il clima è mite. L'unica cosa è che il carciofo soffre inverni troppo rigidi. Infatti veniamo da 4 annate, purtroppo, che c'è stato molto freddo e ha danneggiato molto la produzione del carciofo fino a dimezzarla. Quest'anno, dopo tanti anni bui,
ci siamo salvati con le gelate. E quindi dopo 4 anni si rimangiano i carciofi buoni, senza interferenze del gelo. Il carciofo è il re della tavola di Pasqua. Sì. Si può fare il carciofo in tantissimi modi, ecco, dalle torte salate. Datti qualche consiglio. Dalle torte, da una semplice torta salata ai carciofi, a un carciofo e patate, carciofi in padella con un pezzetto di prezzemolo e aglio, la pasta carciofi, risotto a carciofi e poi, da non mancare, il carciofo fritto. Quali sono le proprietà nutritive del carciofo? Allora, il carciofo è un alimento considerato sempre un tonico e digestivo. E è considerato, possiede anche un'azione antiossidante, infatti protegge il fegato da processi di ossidazione. È ricco di fibre e di sali minerali, in particolare di potassio e magnesio, e anche un'azione diuretica. Infatti promuove anche così la funzione depuratrice renale. Cos'è? Ma è il caso di dire più carciofi per tutti. Sì. È buono e fa bene. Buono e fa bene. E poi lo possono mangiare tutti veramente. È un prodotto che si può fare sia a bimbi anche a 2-3 anni, c'ho anche mia figlia che le mangia tranquillamente, sono buoni, dai, c'è poco da dire. Parliamo anche di altri vostri prodotti? Sì, ora abbiamo le zucchine, come abbiamo detto l'altra volta, e si stanno producendo in serra. La zucchina si produce da marzo in serra fino a fine giugno, dopodiché passiamo a pieno campo, a campo aperto, da agosto fino a ottobre, tornando poi nuovamente sotto la struttura protetta da ottobre fino a dicembre. A giugno ora si sono piantati all'inizio di marzo le prime piantine di meloni che andremo in produzione da primi di giugno. Anche la zucchina fa bene. Sì, come il carciofo. Infatti ora i prodotti di stagione sono la zucchina, il carciofo, baccelli, sì, asparagi, tutti i prodotti che fanno bene alla salute, a tutti noi. Quindi dopo però ci svegli anche quelli che sono i progetti futuri. Va benissimo. Grazie mille Massimiliano. Grazie. A dopo concludiamo con te, Va bene, va bene. A dopo. Adesso andiamo avanti con il mondo degli animali. Emily e Vanessa. Eccoci qua di nuovo con questi bellissimi cani. Volevo sottolineare comunque il carattere di questi cani. Sì. È eccezionale. Ora abbiamo anche scoperto perché Bobby è così energico e giocherellone. Vabbè, è giovane. Lo dobbiamo confessare, Vanessa. Sì. Diciamolo, qual è il motivo? È abituata a stare un po' in casa con i nipoti e quindi... con i nipotini, a giocare tutto il giorno e quindi ovviamente ha preso di abitudine questo diciamo momento di gioia costante con i nipotini. Si stancano a vicenda. Sì, esatto. Poi la sera dorme lui e dormono loro. Sì, esatto. Perfetto. Però sono anche cani molto obbedienti, cani che veramente amano con piacere proprietario quando lo seguono a caccia, ma non solo, e poi estremamente dolci. Guardate Rolex, che non mi conosce, sì, che si fa coccolare da circa un'oretta. E sono anche cani a basso mantenimento, quindi comunque per mantenere questi cani non abbiamo bisogno di tante accortezze, ecco, anche per esempio non sono cani che esigono una toelettatura. Per l'alimentazione non sono cani che si alimentano
tanto, perché hanno proprio bisogno di poco, però quel poco deve essere di ottima qualità, proprio perché sono cani atleti, quindi hanno una massa muscolare molto formata e quindi anche nell'alimentazione dobbiamo sostenere appunto la loro conformazione, dando quindi proteine di alta qualità, però mai sovralimentando l'animale, perché una dieta ipercalorica potrebbe veramente portarlo invece a problemi come dermatiti e problemi anche digestivi. Certo. Poi, essendo cani robusti, proprio di costituzione, e anche geneticamente non soffrono di malattie genetiche, dobbiamo stare attenti però a una cosa molto importante, alla profilassi per quanto riguarda i parassiti esterni, perché sono cani che ovviamente vivono all'aperto quasi tutto l'anno, che accompagnano il padrone in boschi, campagne, e quindi quello a cui dobbiamo stare molto attenti appunto è prevenire l'azione dei parassiti esterni, aiutando il cane quindi con repellenti di ogni genere. Perché? Perché le malattie da parassiti esterni possono essere molto importanti, in particolar modo le malattie trasmesse dalle zecche in questi cani possono portare a patologie che vanno a colpire il sistema circolatorio, vanno proprio a intaccare le cellule ematiche, portando proprio dei disturbi molto seri, fino a proprio anche a ittero, che può essere in certi casi letale se non ce ne accorgiamo tempestivamente. Quindi comunque proteggere sempre i nostri cani da pulci, zecche, ma non solo, anche da appunto parassiti esterni, che sono appunto flebotomi e zanzare, che sono appunto vettori invece di altre due importantissime malattie, quali la leishmaniosi e la filariosi. La filariosi è appunto una parassitosi che colpisce il cuore, quindi cardiopolmonare, e invece la leishmaniosi è appunto una malattia sistemica che purtroppo oggi nel nostro paese è, diciamo, si è espansa in tutta Italia. Quindi prima riguardava solo l'emisfero sud, quindi le regioni del sud, ma ora purtroppo la ritroviamo in tutta Italia. Quindi dobbiamo stare attenti appunto a queste problematiche, questi potenziali pericoli per i nostri amici. Poi comunque devo dire, anche te Vanessa, mi puoi confermare che sono cani robusti, che non è che hanno bisogno di cure, tante cure particolari, no. Ecco, sì. Che gestiscono abbastanza bene, sì. Sì. Ecco, ma cosa ti ha colpito di questi cani? Perché io so che è una tradizione di famiglia. Fabio, sì. Il padre, Fabio Butini, ha iniziato anche perché è appassionato, cacciatore, e te comunque hai continuato questa passione. Sì, soprattutto nella cinofilia più che altro, più che per la caccia. Sempre stata appassionata di cani e... Loro ti hanno conquistato? Sì, sì. In quale modo? Dimmelo. Cos'è stato? La passione per il loro lavoro che svolgono, per... Anche per la tutto. Loro morfologia, anche devo dire, sono cani molto sì. Eleganti, molto belli. Ho una domanda, è fondamentale addestrarli? Sì, molto. In quanto tempo ci riuscite? Questo dipende un po' anche dal cane stesso, comunque va dai 6 mesi, solitamente l'addestramento per le prime prove sulle epre. Un attimo. Hai ragione. Per esempio, questo era un atteggiamento di dominanza e l'altro cane, ovviamente Rolex, ha detto no non ci siamo, no. Devi poi imparare. Rolex, ma di cosa stiamo parlando? A Rolex, no? Campione italiano, no, ma perché lui vuole giocare più che altro. Sì. Grazie Emily, grazie Vanessa, ci torniamo più tardi. Adesso andiamo avanti, tornando a parlare di Lettere senza confini, e siamo in collegamento con la curatrice del libro, la giornalista Gaia Simonetti. Ben ritrovata Gaia! Eccoti, elegantissima! Grazie! Abbiamo appena accolto dei bambini che appunto sono scappati con le loro mamme dall'Ucraina e li abbiamo fatto passare al Museo del Calcio, dove ora mi trovo, un pomeriggio diverso, di normalità, con un po' di attività, di gioco in campo e poi una bella merenda e una visita al Museo del Calcio. Grazie. Quindi oggi è una giornata speciale. Caspita, grazie per quello che fate. Vi meritate un applauso, io...
Quindi ci hai accolti con questa notizia, questa bella notizia. E Gaia, cosa hai provato a raggruppare queste lettere di queste sei mamme dedicate appunto ai propri figli persi? Sì, io ho provato ovviamente tanto dolore perché io sono tra queste mamme. Una delle lettere è la mia, che io ho scritto a mio figlio che non ho mai potuto conoscere. E ho incrociato la storia di altre mamme che hanno perso appunto a loro volta anche i loro figli e le loro figlie, e ci siamo fatte forza l'un l'altro. Abbiamo capito che condividere il dolore può aiutare, può anche farci riprendere in mano la vita. È quello che noi abbiamo fatto. In queste lettere noi scriviamo ai nostri figli anche tutto quello che abbiamo fatto nel loro ricordo, usando anche tempi verbali al futuro, facendo capire e scrivendo che la vita è molto bella e ha veramente ancora tantissime cose da apprezzare. Qui vediamo appunto un'immagine con tutte le mamme del libro, sono colonne di granito, io le chiamo così perché veramente sono mamme che hanno tanta forza e tanto coraggio. E assieme abbiamo teso anche la nostra mano ad altre mamme, ora la cerchiamo di tendere alle mamme dei paesi in guerra, quindi alle mamme sia dell'Ucraina, le mamme della Russia, e un domani il nostro sogno nel cuore è vedere la pace, ma soprattutto poter anche accogliere nel nostro libro anche le lettere di queste madri, perché ecco, chi ha perso un figlio purtroppo riesce a capire quello che stanno provando queste madri dei paesi devastati dalla guerra. Paola prima ci stava spiegando cos'è per voi il coraggio. Il coraggio è veramente quella forza, quella voce del cuore. Noi siamo partiti proprio ascoltando il nostro cuore, scavando anche nell'anima, perché Carlotta, per arrivare anche a scrivere ai nostri figli, ovviamente abbiamo dovuto fare un viaggio all'interno di noi stessi, quindi ecco, scavando dentro di noi, trovando ecco questo coraggio che ci ha fatto appunto tornare a vivere. C'è una delle mamme, oltre a Paola, mamma Laura, che vediamo nella foto, la signora con i riccioli biondi, che lei racconta proprio nella sua lettera che i suoi piedi erano su un precipizio, stavano andando verso questo precipizio. Lei ha ritirato i due piedi per continuare a vivere, e cercando appunto anche con le nostre lettere che hanno incontrato tante mamme e tanti papà di dare il coraggio che noi abbiamo messo in questo inchiostro. In questo caso darsi una mano a vicenda è importante, è fondamentale, aiuta molto ed è quello che fa la differenza. Proprio così, ecco, è l'essere uniti, non ci conoscevamo, siamo diventati, ovviamente condividiamo anche le cose belle della stessa vita, è proprio l'aiutarci, l'essersi trovate, che ci ha dato appunto questa forza di andare avanti. E poi anche il grande dono, ecco, di vedere che questo libro è riuscito a contribuire a dar vita, a creare delle borse di studio anche per studenti di Amatrice e di Accumoli. Quindi ecco, è un libro che cammina, che aiuta, che supporta e che dà anche speranza. Ci fossero in questo momento genitori, persone all'ascolto che hanno bisogno di aiuto, ovviamente vi possono contattare. Sì, sì, volentieri. Noi appunto accogliamo a braccia aperte mamme e papà che hanno davanti a loro delle prove troppo dure come la perdita di un figlio. Quindi ecco, noi vogliamo cercare di tendere loro la mano, e quindi noi siamo a disposizione per questo. Gaia, quindi grazie davvero da parte anche di tutti noi per quello che fate, per quello che avete fatto oggi. Grazie. E a presto a questo punto. Presto, grazie a te Carlotta del cuore che ci metti, grazie anche a Diletta e allo spazio che ci volete sempre offrire. Grazie mille Gaia, a presto. Adesso andiamo avanti tornando a parlare di Rock and Safe. Stefano e Claudio. Eccoci qua.
Quindi stiamo parlando di quanto sia importante il cambiamento, perché chi si ferma è perduto. Beh, un mondo che cambia così velocemente, come ha detto prima Claudio, o cambi o cambi, non ci sono alternative. È impensabile, anche perché faremo più fatica e ci toglieremo meno soddisfazioni, questo sia a livello di business che poi anche nella vita di tutti i giorni, quotidiana. Certo. Quindi la pandemia ha portato anche un'altra cosa, all'accelerazione della digitalizzazione. Come la stanno vivendo sul lavoro questa accelerata? Ma in maniera anche molto differenziata, perché digitale vuol dire avere un aiuto. Digitale è il cobot, il robot collaborativo che ci accompagna, ci sta vicino, non ci fa male perché è più veloce di noi a muoversi, quindi si ferma prima di noi. Digitale è anche la sostituzione di tanti lavori che non servono più con software o con robot. Noi pensiamo all'immagine del robot che sostituisce il lavoro, ma è molto più cinematografica che reale in termini di statistica. I software invece che sostituiscono l'attività sono presenti in tutte le attività, in tutti i settori. Pensate anche solo al lavoro dei giornalisti. Oggi per fare il lavoro di questo studio servono poche persone, ci sono molti computer e funziona tutto molto bene, forse servivano 30-40 persone per farlo una volta. Quindi la digitalizzazione è inevitabile, deve essere utilizzata per lavorare meglio, per lavorare in sicurezza e certamente anche per trovare gli spazi diversi in cui esprimerci meglio. Certo, quindi nella maniera corretta. Quindi è un'occasione, non è un disastro, una tragedia, un problema, però certamente va utilizzata nel modo giusto. Un esempio che io faccio spesso quando si parla di smart working, che in pandemia è stato più lavoro dallo sgabuzzino di casa che lavoro smart, e si parla di diritto alla disconnessione, che certamente deve esserci, ma io credo che ci sia più il dovere alla disconnessione, cioè dobbiamo imparare a staccarci dal lavoro, da questa cosa che abbiamo tutti in tasca, che ormai fa molto più che non semplicemente telefonare o farci leggere notizie o altro. Dobbiamo imparare anche a rapportarci con qualcosa che è estremamente invasivo, che è estremamente potente, che può essere un grandissimo aiuto, ma che in qualche modo rischia anche di metterci in difficoltà. Parliamo anche dell'importanza della formazione. Di cosa ha bisogno oggigiorno un giovane che si affaccia la prima volta al mondo del lavoro? Ma certamente la prima cosa è, se non lo ha già fatto, ma acquisire maggior consapevolezza di come impara, di come apprende. Noi dobbiamo continuamente imparare ad imparare, perché il cambiamento è questo, e non perché dobbiamo cambiare a tutti i costi, però il mondo cambia, dobbiamo imparare ad apprendere come raffrontarci, anche spesso come anticipare, perché molto spesso si riesce a giocare d'anticipo, a preparare cose, non devono tutte capitarci, tanto si può prevedere anche in particolare sulla sicurezza. Lei ha seguito molti progetti formativi per il personale, qual è stato quello che le ha dato maggiori soddisfazioni? Ma tanti, bellissimi, da master interni, molto strutturati. Forse quello che mi ha dato di più è stato un percorso di team coaching, di coaching per un gruppo di management operativi, quindi quasi tutti ingegneri o con competenze tecniche molto forti, che abbiamo aiutato con questo percorso ad affrontare cambiamenti, quindi imparare a non fare le curve semplicemente a 90 gradi, quindi ad arrotondarle, a cambiare marcia, a cambiare modo di confrontarsi con la realtà e anche di confrontarsi con i colleghi, cioè costruire o coltivare, meglio ancora, sistemi di relazioni è il ruolo del manager di oggi e di domani.
Benissimo, grazie Claudio. Stefano, ovviamente le ultime parole. Beh, ma posso solo congratulazioni, certo. Mi piace moltissimo l'idea di Rock and Safe, quindi sono venuto volentieri, ho un ginocchio mezzo scassato, ho fatto 250 km per venire e sono venuto molto volentieri, quindi grazie davvero. Noi la ringraziamo Claudio, che esatto, è davvero stato un piacere Claudio, ospitarla. Viene dalla bellissima Reggio Emilia, ha voluto condividere le sue idee, i suoi sentimenti relativamente al lavoro e ovviamente nel tempo che abbiamo. Quindi grazie, ci portiamo a casa anche i tuoi ringraziamenti in Rock and Safe, perché l'impegno è costante. E anche noi siamo felici ogni martedì di parlare di Rock and Safe. Proprio per questo appuntamento alla prossima settimana. Stefano. Grazie. Adesso andiamo avanti con l'Istituto Vasari. Ragazzi, sogni nel cassetto. Tutti zitti. Io come da quando ho intrapreso questo percorso, passassero 10, 15, 20 anni, non mi vedrei in nessun altro posto che in una cucina. E da quando ho iniziato il mio percorso ho sempre detto che la cucina è un mondo a parte. È un mondo di scienza, di innovazione, di tecnica e di pratica, a cui indubbiamente bisogna richiede del tempo, ma che porta soddisfazioni e gratificazioni a livello personale e professionale enormi. Brava, complimenti Maria. Corinna? Io invece tra 10 anni mi vedo aprire la mia pasticceria e poter portare emozioni veramente forti alle persone che provano i miei prodotti e che riescono a portare alla mente quei ricordi, magari ad esempio la tipica cucina della nonna, certo, il tipico dolce che quando entri in casa e senti il profumo della torta appena sfornata, come io quando entravo in casa di mia nonna. Era un'emozione sentire la torta alla fiorentina, le frittelle appena sfornate, proprio calde, che all'interno hanno un amore talmente grande che non si può neanche descrivere. Quindi emozionare il prossimo con la tua cucina, bellissimo. Andrea. Beh, la cucina è un mondo, come detto dalle mie colleghe, un mondo fantastico, dove da un prodotto, da una carota, un sedano, una cipolla, un taglio di carne, pregiato o non, un filetto, riusciamo a creare un'opera d'arte e riusciamo a far emozionare le persone che provano i nostri piatti. E questa è la cosa più bella che questo lavoro regala. Oggi ci state mostrando proprio le vostre opere d'arte, perché queste sono opere d'arte da ammirare. Grazie. Ci fate vedere qualche passaggio? Allora, qui abbiamo una mousse al cioccolato con un ripieno al cremino alla nocciola. Su una base. È vero che porterò via tutto dopo. Su una base di biscuit al cacao, molto particolare, che riprende il sapore del brownie, molto buona, devo dire. A fine puntata la conduttrice assaggia tutto, eh? Va bene, qualcosa va bene. Ho già assaggiato durante la pubblicità. Ho messo il cremino, ti facciamo assaggiare il cremino. Il cremino. Cosa ho assaggiato prima, professore? Poco fa avevi assaggiato il pan di Spagna, diciamo, all'Herkemes. Buonissimo. Quindi profumato all'Herkemes, molto buono. Ne ho mangiato solo uno perché poi mi hanno guardata male, perché ho detto ora. No, ma per te abbiamo rovino riservato l'opera d'arte. Il cremino che sta completando adesso Corinne, vedete, con una glassa particolare al cioccolato sopra, ed è veramente una cosa sublime. Guarda. Ecco, spiegaci questo passaggio. Praticamente andiamo a coprire la nostra mousse in modo da dare questa superficie molto lucida e accattivante, possiamo dire. Ma? Direi di sì. Che però ha la funzione di conservare anche il prodotto in modo che possa durare più tempo e non magari un giorno o due, ma anche una settimana. Anche una settimana addirittura? Sì. Ecco, ma a casa cucinate? Sempre. Piatto, cavallo di battaglia.
Piatto preferito? Allora, la cosa che mi viene meglio a casa è, devo dire, la torta della nonna. Perché? Che no? Mi viene... Me ne vanto, spettacolare. Spettacolare. Domani gliela faccio fare in pasticceria. Va bene. Ti promesso. Attenzione alle risposte che date, Andrea. Ah, diciamo che io sono molto portato per quanto riguarda la pasta fresca. È un mondo che mi affascina, c'è uno studio dietro la pasta, formule, equazioni da sperimentare ancora. Diverse tipologie. Tantissime tipologie. E non esiste pasta preferita? Ma ultimamente ho provato a casa una tagliatella con 20 tuorli, solo tuorli, quindi un sapore e una consistenza molto particolari, con un ragù di quaglia molto particolare. Maria? Allora, a me oltre le paste ripiene mi piace molto cucinare il pesce e la carne, soprattutto i filetti, perché trovare la cottura perfetta dove appena tagli il pezzo di carne scende la quantità di sangue, che non deve essere per forza un aspetto negativo. Quella quantità giusta, quell'equilibrio anche, tutte le salse d'accompagnamento particolari, l'equilibrio perfetto. Qua vi fermo perché mi sta venendo troppa fame. Comunque, detto questo, vi ringrazio per essere stati con noi e mi raccomando, cerchiamo di tirarli fuori dal cassetto i vostri sogni e di realizzarli perché ve lo meritate. In bocca al lupo per tutto, ragazzi. Grazie. E in bocca al lupo grazie. Per il diploma. Grazie. Grazie professore, è stato un vero piacere. Carlotta, è stato veramente un piacere, anzi ti ringrazio perché è un'opportunità, diciamo, che diamo anche ai ragazzi e anche all'istituto, calandosi su questo meraviglioso territorio che secondo me può fare sempre meglio. E perché no? Bene. E direi perché sì. Grazie professore, a grazie, presto. Grazie Carlotta, a presto. Grazie. Simone, sei pronto? È prontissimo, lo sentite con Alchimia Botanica. Ta-da! Eccoci qua. Davvero con questo profumo di carciofi alla sinistra e poi alla destra sentir parlare di questi piatti, effettivamente la conduttrice ha ragione, insomma, ci avviciniamo verso un'era particolare. I vantaggi della conduttrice, no? Che poi assaggia. Tutto! Tutto, assaggia tutto. Allora, Ortensie, abbiamo detto della potatura, abbiamo detto dell'acidità del terreno, del terriccio particolare. Rimangono due argomenti: l'irrigazione e le patologie. Intanto le ortensie sono piante con delle foglie molto grandi e traspirano tanto da queste foglie grandi, quindi hanno bisogno di tanta acqua. Può accadere durante l'estate, e se non si sono irrigate nella maniera giusta, che appassiscano. L'appassimento tipico dell'ortensia è come tutti gli appassimenti, però l'ortensia poi riprende subito acqua. Le foglie riescono subito a reidratarsi, quindi basta certamente irrigarle prima che non siano davvero portate a morte, ma ce la facciamo molto bene. Ma un'irrigazione tranquilla è un'irrigazione durante il periodo estivo di tutti i giorni vanno irrigate, meglio irrigarle per imbibizione e non per aspersione. Per aspersione vuol dire irrigarle con l'acqua sulle foglie. Ecco, dobbiamo evitarlo. Perché? Perché noi sappiamo che il caldo, per l'appunto estivo, e l'umidità è qualcosa che induce i patogeni ad attaccare le nostre piante, soprattutto patogeni vegetali. E le ortensie si ammalano di un patogeno tipico anche di altre piante, ad esempio della vite, ed è l'oidio, il mal bianco. Molte volte troviamo delle ortensie con una pruina biancastra sulla pagina fogliare e questo è un sintomo inequivocabile di oidio, sferoteca pannosa. Sappiamo che i patogeni vegetali, i funghi per l'appunto, vanno prevenuti, quindi vanno prevenuti con una corretta tecnica culturale, quindi non acqua sulle foglie, ma vanno prevenuti anche con l'uso di agrofarmaci.
uno degli agrofarmaci che più volte abbiamo citato, abbiamo ricordato, e serve per impedire che il mal bianco attacchi, in questo caso, le foglie dell'ortensie, ma potremmo allargare anche le foglie delle rose, ad esempio, o perché no, l'abbiamo detto prima, della vite. L'agrofarmaco indispensabile è lo zolfo. Certamente ci sono anche tanti altri agrofarmaci, fitofarmaci più moderni, più nuovi dello zolfo, però lo zolfo ancora, lo zolfo bagnabile o lo zolfo ventilato, è un farmaco che aiuta a prevenire il mal bianco su vari tipi di piante. E poi i patogeni animali. Ragnetto rosso. Ragnetto rosso è un acaro, lo ricordavamo due martedì fa, il Tetranicus urtice, il ragnetto rosso degli orti, che attacca le ortensie. Le foglie si decolorano, diventano gialle, completamente gialle. Sotto la pagina fogliare, difficilmente a occhio nudo, più facilmente con una lente contafili, noi vediamo la presenza del ragnetto rosso. Che cosa possiamo fare? Innanzitutto, come abbiamo detto davvero 15 giorni fa, noi possiamo utilizzare gli acari antagonisti, gli acari utili, i fitoseidi, quelli cioè che si nutrono di ragnetto rosso. Abbiamo detto che si trovano in commercio, certamente è impensabile che si possa andare anche da un miglior rivenditore di prodotti per agricoltura o per giardinaggio e pretendere di avere immediatamente i fitoseidi. Ripeto, è impossibile, dobbiamo prima prenotarli. Una volta che noi li abbiamo acquistati, possiamo immetterli poi sulle foglie delle ortensie. Velocemente, un altro patogeno animale che non attacca le ortensie ma attacca altre acidofile, ad esempio le azalee, sono, e lo dico al plurale, i tripidi. Tripidi, soprattutto due tipi di tripidi, Franklinella occidentalis e Trips tabaci. Anche in questo caso noi possiamo utilizzare gli insetti, non gli acari, gli insetti antagonisti, i miridi, che si nutrono proprio dei tripidi. Bene, allora abbiamo terminato questa brevissima carrellata sulle piante acidofile, in modo particolare le ortensie. Ringraziamo ancora una volta l'azienda agricola Brugioni Le Mosse, Nicole Valdelsa, per averci permesso di avere le piante in studio, e Carlotta. Ci parlerai la prossima settimana. Guarda Carlotta, lo sapremo solo, come diciamo sempre, tadando, ovvero sia guardando Tadà tutti i giorni e ovviamente anche il martedì prossimo. A te Carlotta. Grazie Simone, tutti i giorni dalle 17.15 ormai lo sapete, ma adesso andiamo avanti con il mondo degli animali. Quindi quali sono i controlli da effettuare? Allora, mi riallaccio un attimo al discorso precedente, sottolineando che la prevenzione contro i parassiti esterni va fatta tutto l'anno. Tanti mi chiedono, ma quando devo iniziare? Quando le temperature iniziano a salire? Quando smettere? Subito! Ormai abbiamo una tropicalizzazione dell'Italia e quindi anche questi parassiti esterni, quali pulci, zecche, ma anche proprio zanzare e flebotomi, persistono quasi tutto l'anno. Quindi è consigliabile comunque una prevenzione che è rivolta appunto a queste malattie che appunto continuiamo per tutto l'anno. Poi ovviamente in conseguenza di questo è consigliato un esame del sangue almeno annuale, proprio per monitorare la presenza di microrganismi come babesie, erliche e rickettsie, che sono veicolate da vettori come le zecche e che possono, come dicevamo prima, portare appunto malattie molto importanti, sistemiche, che coinvolgono appunto l'apparato circolatorio, linfatico e proprio il sistema immunitario. E oltre ovviamente a fare appunto il controllo anche per le altre due malattie, la filariosi e la leishmaniosi, che anche queste appunto le ritroviamo in tutta Italia e sono malattie importanti che però comunque prevenendo e monitorando riusciamo anche proprio a debellare.
Oltre a questo, ovviamente, la profilassi vaccinale, quella va fatta annualmente, quindi diciamo in sostanza due controlli l'anno almeno per questa razza, che comunque è di costituzione robusta, che si è alimentata bene e non troppo, continua a essere in buona salute facilmente, quindi non ha proprio delle diciamo fragilità di razza genetiche, ma neanche proprio di costituzione della razza stessa. Quindi è un cane che è sicuramente forte e robusto, che ha bisogno di poche attenzioni, ma che quelle fanno la differenza. Ora Emily, mi dispiace, ma Rolex ti ha tradita con la sua padrona. Mi ha tradito, ovviamente. Ci sta. Sì, sì, perché sono di una dolcezza infinita. Infatti all'inizio notavo proprio l'innamoramento profondo che sia Rolex che Bobby avevano per Vanessa, perché ormai è la figura, insomma, di... Diciamo che l'altro non c'è più perché è andato a fare una passeggiata. Sì, era arrivato. Aveva bisogno di muoversi. So da Vanessa che ci sono delle gravidanze in programma, quindi... Insomma, davvero? A breve nasceranno dei sperano cucciolini. Dei cucciolini, sì, sempre figli suoi. Quindi per qualsiasi informazione ti possono contattare. Io posso fare da tramite, ovviamente. Cioè, Emily può fare da tramite e noi come Emily possiamo fare ovviamente anche da tramite anche noi. Quindi grazie per essere, grazie per essere stata voi. Con noi, Vanessa. Grazie. Grazie ai tuoi bellissimi cani che comunque sono stati bravi. Via, Bobby è un po' giocherellone, ma... Lo scusiamo, via, vero Carlo? Ma certo che sì. Emily, grazie anche a te. Grazie. Appuntamento alla prossima settimana. Al prossimo e martedì. E chissà in quale altro modo ci stupirai. Adesso concludiamo in bellezza con l'azienda agricola Ercolani. Ta-da! Massimiliano! Sì, ecco. Ripetiamo qua. Subito dove vi trovate. A Venturina, in Val di Cornia, e il nostro comune è Campiglia Marittima. Protagonista di quest'oggi il carciofo, il re della tavola di Pasqua, delle sì. Tavole di Pasqua. Sì. Diamo qualche altro consiglio. Qualche consiglio per quanto riguarda il carciofo, che va mangiato tranquillamente perché non fa male, c'ha delle buone proprietà nutritive e poi si può mettere dagli antipasti, contorni, primi, secondi, si può mettere dappertutto nelle tavole di tutti gli italiani. Anche semplicemente con un po' di olio e sale. Sì. Vero? Bravo. Come ad esempio i baccelli. Baccelli, asparagi. Zucchina, asparagi. Sì. Ecco, ripeteci quelli che sono i vostri prodotti. Tutti prodotti di stagione. I nostri prodotti, principalmente ora che si stanno raccogliendo, sono carciofi e zucchine. I carciofi durano ancora fino a tutto maggio, poi dipende dalla stagione se è bello o è brutto tempo, cioè se sarà un maggio fresco il carciofo andrà fino a fine maggio, se no si interrompe prima, e lo zucchino va fino a fine di giugno. Ecco, e gli altri prodotti invece? Gli altri prodotti sono i meloni, che si inizierà ai primi di gennaio, i pomodori sempre coltivati in serra, varietà Piccadilly e grappolo rosso, quelli lì si iniziano verso il 10 di giugno e poi si ritorna nuovamente in serra a settembre con la zucchina, e abbiamo anche il melone giallo che si produce però in quantità minore da agosto fino a ottobre, anche quello melone giallo che prima mi ero dimenticato anche di citarlo. Progetti futuri ci sono, però bisogna andare con i piedi di piombo, diciamo, in questo periodo. I nostri progetti vanno sulla direzione delle serre, perché in quest'ultimo periodo, ma in questi ultimi anni, con questi cambiamenti climatici che ci sono, da momenti troppo siccitosi a momenti, diciamo, troppo piovosi oppure venti forti,
l'intemperie ci hanno fatto pensare di investire nelle serre perché hanno un reddito sicuro perché coltivi in coltura protetta. Poi abbiamo in progetto anche una realizzazione di una seconda vasca di accumulo delle acque piovane e vogliamo anche implementare un impianto fotovoltaico che abbiamo un 25 kW ma lo vogliamo portare a 50, questo sì per far rendere l'azienda autonoma sia per quanto riguarda l'energia e sia per quanto riguarda l'acqua che viene utilizzata per irrigare le colture, i campi, i terreni. Certo, e il segreto quindi del vostro successo è anche il gruppo, come hai detto prima. Sì, io e mia sorella che si occupa della parte amministrativa. E anche a conduzione familiare. Sì, sì, siamo 3-4 persone di famiglia e poi abbiamo 20 persone dipendenti con noi che lavorano a contratto a tempo determinato, però cerchiamo di fare squadra, di andare avanti, perché in questi periodi ci vuole unione, l'unione fa la forza. Massimiliano, detto questo, ti ringrazio per essere stato con noi anche oggi. Grazie, grazie a voi di nuovo per l'invito. In bocca al lupo per tutto. Grazie. I contatti quali sono? Si può andare su Facebook, sulla pagina Facebook Azienda Agricola Ercolani, oppure mi venite a trovare qui a Venturina e io sono qui. Venturina o a Cafaggio, zona località Cafaggio. Massimiliano, io adesso sono pronta a trasferirmi in cucina. Indovina cosa cucineremo? I carciofi. Il carciofo! Grazie Massimiliano, a presto. Grazie a voi, buonasera. A questo punto ringrazio tutti gli ospiti di questa prima e seconda parte. I ragazzi sono pronti a farmi fare tutti gli assaggi, vero? Tutti. Prontissimi. Prontissimi. Complimenti ancora per tutto. Grazie. Grazie. Marco, arrivo. Sono pronto. Dal nostro chef emergente della Toscana. Sì. Sono carichissimo, quindi preparati. E restate sintonizzati perché Tadà torna subito in cucina.